perché abbiamo fatto una cosa che nel mondo non era mai stata fatta, cioè abbiamo voluto, non dovuto riconvertirci, cosa che non è successo neanche paradossalmente a Wuhan. A parlare il professore Luca Bernardo, direttore della casa pediatrica del Fatebene Fratelli Sacco, che grazie all'abnegazione della sua squadra, dal personale medico agli operatori sanitari e alla volontà della direzione, ha deciso di affrontare la battaglia contro il coronavirus in prima linea, trasformando quello che era un reparto di pediatria in Covid-19, 24 letti che accolgono i pazienti nella fase critica dopo un lungo periodo in terapia intensiva, ma prima del ritorno a casa. Ho dovuto fare entrate sporche, entrata pulita, vestizione, svestizione, oblò alle porte, quindi tutte quelle attenzioni necessarie e avere tutta quella tecnologia che ci ha permesso ovviamente di fare quello che abbiamo fatto, cioè aprire circa 2 settimane e mezzo fa un reparto che abbiamo chiamato Covid-19 Help, perché noi siamo l'aiuto per gli altri. Una riconversione realizzata in 4 giorni che è stata possibile grazie alla solidarietà di famiglie milanesi, associazioni e fondazioni, tra cui Arianna e Renzo Rosso, che hanno permesso di costruire un'area a 4 stanze ad isolamento completo per accogliere pazienti con coronavirus ed altre infezioni gravi, e Fondazione Vodafone, che ha donato i tablet impiegati per un progetto di supporto psicologico a pazienti e familiari gestito dalla dottoressa Francesca Maisano. Abbiamo la possibilità di contattare direttamente la persona ricoverata all'interno, o addirittura entra quando c'è necessità ulteriore, come oggi è stato di una persona che è particolarmente fragile e stava entrando ovviamente in un percorso di depressione importante che non ci possiamo permettere per farla guarire. Bene, si collega direttamente e anche con i loro familiari. Abbiamo attivato questo servizio dal lunedì al venerdì, pensando proprio di dare un supporto anche ai familiari. Il Covid-19 purtroppo ha messo di fronte a quella che è la mancanza anche fisica, che poi attraverso il fisico passa a livello effettivo, un abbraccio, una stretta di mano, che noi qui garantiamo tra i medici, gli infermieri, però ovviamente i familiari questo non possono averlo. Allora la possibilità che possano in qualche modo avere un conforto anche da un punto di vista emotivo, abbiamo ritenuto necessario e fondamentale che ci fosse sia all'interno del Covid Help, entrando e quindi supportando quelli che sono i pazienti ricoverati veramente da tantissime settimane e che inevitabilmente presentano non solo delle ansie, ma anche delle depressioni importanti, considerando che anche sono legate a situazioni familiari di un certo tipo, magari la perdita del marito, in altre circostanze, la lontananza dei figli, e quindi necessitano di un supporto sicuramente fondamentale, per cui quello lo facciamo fisicamente. Dall'altra parte, a livello telefonico e attraverso Skype, consentiamo ai familiari di poterci fare tutte le domande e di poter in qualche modo contenere le angosce.